Buongiorno, in questo video vi parlo della dipendenza affettiva, ossia quando l'amore diventa patologico. Come uscire da questa condizione e le problematiche legate al rifiuto in una relazione sentimentale affettiva. L'amore patologico è caratterizzato da comportamenti ripetitivi ed incontrollati, finalizzati a fornire cura e attenzione verso il proprio partner. Tutto questo è motivato dalla necessità di ricevere affetto e di evitare sentimenti di inutilità. Ci sono degli aspetti negativi. E uno di questi è lo spostamento degli interessi personali nei confronti, o parte di essi ovviamente, nei confronti degli interessi del partner, valutati come maggiormente importanti. Da sottolineare che questo atteggiamento eccessivo, questo atteggiamento che crea anche disagio, viene mantenuto dall'individuo anche dopo la prova concreta, anche dopo la consapevolezza che si sta danneggiando la propria vita o è quella dei familiari. Ovviamente quando parliamo di amore patologico si fa riferimento sia ai maschi sia alle femmine, può capitare entrambi. Uno degli aspetti importanti è un comportamento che è penalmente perseguibile, appunto lo stalking, che è associato all'amore romantico. È una reazione che dovrebbe essere molto presa in considerazione nelle situazioni appunto di rottura della relazione sentimentale. E questa rottura può essere portata avanti dal dipendente affettivo, qualora riesca, magari anche con l'aiuto di altre persone, ad uscire da questa condizione di sofferenza, da questa nebbia che lo avvolge, la avvolge e impedisce di guardare oltre, ma anche reazione del partner, del dipendente affettivo, perché entrambi comunque vivono una cesura, una rottura di un qualcosa che prima c'era e adesso non c'è più. Poi dopo vedremo anche poi tutte le varie conseguenze o parte di esse. Le persone innamorate, parliamo in generale, presentano dei sintomi e sono sintomi tipici delle dipendenze. Quali sono questi sintomi? Beh, abbiamo desiderio, un forte desiderio dell'altra persona. Si verifica la tolleranza, ossia quell'intensificazione della voglia di vedere la persona amata, di averla, di stare con. Ovviamente una forte dipendenza sia fisica sia emotiva. E poi due aspetti che riguardano la mancanza dell'oggetto
verso il quale c'è dipendenza, ossia astinenza e recidiva. Quindi possiamo dire che l'amore romantico è una dipendenza positiva, quando l'amore è reciproco, quando non è dannoso, quando è opportuno, quando è appropriato. Ma può essere anche una dipendenza negativa, ovviamente nei casi in cui il sentimento è inappropriato e dannoso, non è corrisposto oppure è rifiutato. Rifiutato sia continuare a stare in una relazione che non c'è. Bene, cosa fare per uscire da una dipendenza affettiva? Una sorta di consigli, di aspetti da prendere in considerazione. Innanzitutto interrompere una relazione quando questa è tossica, quando ci fa star male. Rimuovere, eliminare tutti gli oggetti che sono significativi nel ricordo della relazione, parliamo di foto, libri, regali, eccetera. Questo per evitare le recidive. Evitare anche i luoghi, le persone, le canzoni, tutto ciò che rievoca e risveglia il desiderio del partner. Sottolineerei l'attenzione ai social network. Evitare di andare a vedere l'account, cosa sta facendo la persona amata, perché i benefici sono molto 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 inferiori rispetto al dolore che questo può provocare. Ovviamente farsi aiutare da un professionista, da uno psicoterapeuta, il quale aiuta a comprendere i meccanismi che hanno portato a questa situazione di dipendenza, che ci aiuta a comprendere quali sono le criticità nelle nostre relazioni. Anche uno psichiatra, qualora servano dei farmaci, per esempio a seguito di una depressione, e poi evitare di entrare in una nuova relazione sbagliata. Ma questo col tempo si impara a comprendere a seguito di una maggior consapevolezza di noi stessi. Ed infine, e fare sport. L'attività fisica produce endorfine che aiutano a ricercare il benessere, almeno quello fisico. Attenzione però al rifiuto. Il rifiuto provoca tolleranza, anzi, il rifiuto a seguito della tolleranza, ossia del fatto che le persone amate vengono sempre di più ricercate, può portare una sorta di sintomi d'astinenza, proprio come le droghe. Proteste, crisi di pianto, ansia, indolenza, problemi di sonno, tendenza a isolarsi, irritabilità, fino ad avere spesso, non sempre, spesso in alcuni casi, delle azioni estreme verso se stessi o verso gli altri, queste per cercare di riconquistare la persona amata e smettere di soffrire. Come abbiamo visto, si può arrivare anche allo stalking. Essere respinti dalla persona amata è causa di intenso senso di dolore, senso di perdita, di negatività affettiva, si sta male. Si può avere l'insorgenza di un disturbo depressivo, spesso anche clinicamente significativo, e in alcuni casi portare a omicidi e suicidi, cosa che ahimè oggigiorno sempre maggiormente si rileva dai mass media. E di nuovo lo stalking. Attenzione, non tutte queste reazioni sono messe in atto dalle persone che vengono rifiutate. Non tutte le persone rifiutate reagiscono allo stesso modo. Quindi non vi voglio creare degli allarmismi, ma solo porre l'attenzione su un qualcosa che potrebbe accadere nei casi estremi. Ripeto,
rivolgersi ad un professionista, parlarne con amici, colleghi, familiari e anche con le forze dell'ordine. Anzi, è imperativo andare dalle forze dell'ordine.